Buongiorno a tutti, benvenuti a Orso Bruno. Oggi in una versione un po' particolare perché a differenza del solito, di solito abbiamo le interviste al sabato nella nostra versione XL, invece oggi ho voluto avere con me Luca Bertoncello che è un amico e anche un e soprattutto un insegnante di arti marziali per parlare di un argomento un po' particolare, se volete un po' extravagante rispetto alla cronaca quotidiana, però oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, se ne parla dappertutto, se ne parla sui quotidiani, in televisione e si sentono un po' sempre le stesse frasi fatte, no? Gli stessi concetti e c'è una concezione che a me proprio non piace, una concezione che ritrovo nelle stesse ore mentre parliamo, ad esempio, del caso su Maoro, no? Sugli immigrati, su tutte le minoranze in generale, cioè questa concezione vittimaria, no, delle persone, come se la minoranza o comunque questi gruppi di persone che vengono individuati oggi sono tutte minoranze, appunto, comprese le donne, che minoranza non sono affatto, ma vengono molto spesso trattate come tale, no, come tali. Una minoranza in difficoltà che va aiutata perché è vittima dell'oppressione maschile, del patriarcato, della violenza in generale, e quindi per aiutarle c'è sempre questo fondo, no, di quasi di compatimento, no, di quest'idea che vada spinta, no, una persona a pensare il mondo fuori mi è nemico, quindi io mi devo trincerare, no, mi devo corazzare contro gli altri gruppi sociali per combattere e affermarmi. E, io ho voluto invitare oggi un insegnante di arti marziali proprio per dare un approccio differente, no, a questa problematica della violenza sulle donne, ma in generale credo all'atteggiamento che abbiamo noi nella vita, anche nei confronti delle minoranze. Qui ovviamente parleremo fra pochi istanti anche di questioni, come dire, tecniche, pratiche, no? Cioè di come fare a difendersi banalmente. Però c'è qualcosa di più, no? Che moto fisico, una mossa, qualcosa da fare di pratica, c'è proprio un approccio differente alla realtà, che è quello di non essere vittime, di smetterla con questo piagnisteo generalizzato che un po' ci colpisce tutti, anche perché noi siamo una società che ha rinunciato per lo più come dire, allo scontro fisico, no? Alla fatica, all'abitudine, al confronto con il rischio, no? Noi viviamo in un mondo ovattato, le guerre sono per lo più lontane, la violenza la mettiamo sotto il tappeto e poi dopo quando ci troviamo di fronte alla prima difficoltà di qualunque livello, che sia appunto la più piccola, no? La paura della malattia, ecco che scoppia il terrore, ci chiudiamo in casa, fuggiamo e poi oppure c'è una guerra vicino a casa nostra e questo ci paralizza. Perché? Perché non siamo abituati a vederla nella realtà, la vediamo come un videogioco lontana, come qualcuno che schiaccia un bottone e butta delle bombe. E invece le arti marziali, la disciplina che danno anche il tanto allenamento che serve per praticarle, beh, secondo me possono cambiare un po' il nostro modo di vedere il mondo. Quindi benvenuto Luca Bertoncello della Wing Chun Academy. Adesso ci spiegherà lui che cos'è il Wing Chun, ma se volete andare sul suo sito e vedere le attività che fanno è www.wta, cioè Verona, Taranto, Ancona, così lo dico proprio come si capisce il telefono quando si parla con i call center o con gli operatori, www.wta-i.org, così potete vedere tutte le attività che fanno. Allora, Luca, io ti chiedo di cominciare. Qui cominciamo dalla questione femminile, no? Poi entriamo più nello specifico delle arti che tu insegni. Oggi noi ci siamo parlati e ci siamo detti: ma perché non affrontiamo questo argomento da un altro punto di vista, che è quello proprio possiamo dire, dell'autodifesa, no? Di imparare come uno si può praticamente difendere, perché poi effettivamente oggi una dimensione di rischio nelle nostre città esiste. No, sentiamo di ragazze che vengono aggredite e c'è la classica cosa, poi nessuno fa niente, no? Nessuno interviene. Allora forse è meglio che qualcuno un pochino si abitui anche a intervenire, che non è magari consolante a livello sociale, però per il singolo funziona. Tu che cosa insegni? Che tipo di approccio insegni a questo proposito?
Sì, buongiorno Francesco, innanzitutto grazie dell'invito per affrontare questo importante tema. Fondamentalmente, appunto, la visione diversa che diamo noi come insegnanti di arti marziali è quella di non affrontare il problema una volta che è giunto, quindi una volta che c'è stata la violenza, una volta che c'è stata l'aggressione, eccetera, eccetera, ma chiaramente andare a diciamo, anticiparlo come eventuale problema. Questo appunto si basa sul fatto sia tecnico, come giustamente hai detto, quindi imparare un po' a difendersi, imparare a sapere in talune situazioni come si può reagire in maniera intelligente, ma anche sotto il profilo mentale, perché una persona più sicura, una persona più pronta, una persona che ha più consapevolezza di se stessa, sia a livello fisico che mentale, sicuramente è un obiettivo un po' meno, diciamo, Meno indifeso, sì, è un meno obiettivo semplice da. che. Io faccio sempre un esempio, anche mio maestro, che saluto, Grand Master Portanga, che è il fondatore dell'Accademia, diciamo, che rappresenta l'Italia, mi dice sempre, noi ipotizziamo di essere fondamentalmente animali, quindi c'è l'animale predatore, che è il malintenzionato, e l'animale preda. Un leone, diciamo, di solito va ad aggredire un antilope, non va ad aggredire un elefante. Perché? Perché l'elefante innanzitutto chiaramente è più grosso, ma ha anche una struttura diversa, proprio un atteggiamento diverso, è più, diciamo, è più preparato, è più, si rappresenta meglio, insomma. Ecco. Quindi diciamo che il fatto di andare ad esempio, come dico spesso nei corsi antiaggressione che facciamo, a tenere una postura un po' più alta, non la testa bassa, e dopo chiaramente anche Ecco, sapere le ti intenzioni fermo di cui perché poi. questa è una cosa fondamentale. È una delle cose che mi piacciono di più del Kung Fu, possiamo chiamarlo così, perché tu insegni una serie di pratiche che rientrano in questo grande organismo, no, nebulosa che è il Kung Fu, che è un'arte marziale cinese, la più antica, no, quella che precede poi tutte le altre arti marziali, anche giapponesi e successive. Kung Fu potremmo tradurlo in italiano come lavoro eseguito con perizia, diciamo così, lavoro fatto bene, perché è un approccio di vita, no? Che significa che qualunque cosa tu faccia, a partire da quello che hai detto adesso, devi eseguirlo al meglio delle tue possibilità. E capite che questo è un cambiamento di mentalità totale rispetto a quello che invece abbiamo noi, no? O a questo approccio appunto vittimario che abbiamo. Oddio, dobbiamo piangere, lamentarci, frignare un po' e ottenere qualcosa. È una delle prime regole, diciamo così, di condotta di vita, uno dei grandi classici che si dicono sempre, è quello di tenere molto banalmente la testa diritta. Che cosa significa? Cioè che tu devi stare quando stai, no, anche adesso ti vediamo che sei seduto in una certa maniera, non così come sono alcuni o piegati. È anche una questione fisica la disposizione mentale, l'approccio quasi filosofico, no? Perché l'occidentale oggi è proiettato in avanti dentro il telefonino, e invece quest'arte marziale ci dice tieni le spalle aperte, diciamo, e la testa diritta, perché in qualche modo ti dai un ordinamento, un allineamento verticale, giusto? Esatto, soprattutto il Wing Chun, che è la disciplina, diciamo, del Kung Fu che insegno, perché Kung Fu chiaramente è un termine generico che, appunto, come hai detto, va a inglobare tantissime discipline, tantissimi stili. Il Wing Chun è una di queste, nasce circa 450 anni fa, si racconta, la leggenda narra che nasca da una monaca, questa è leggendaria come cosa, storicità probabilmente è diversa, però comunque, a parte il fatto che sia o meno nata da una donna, ha delle peculiarità, tra cui appunto praticamente tutta la pratica avviene con la schiena retta, con la schiena perfettamente retta, cioè non si fanno ad esempio proiezioni e quant'altro, ma si sta sempre con la schiena retta. È importante perché anche a livello filosofico questo rappresenta un importante principio taoista che l'uomo si trova tra terra e cielo e quindi deve avere una linea retta per forza. A livello invece un po' più pratico, un po' più sociale, come hai detto tu, il fatto di tenere una postura allineata fa sì che innanzitutto abbiamo meno problemi noi dopo di schiena, di lumbalgia, di altre cose, ma anche a livello mentale, chiaramente parliamo da tanti anni del linguaggio del corpo, questo è il linguaggio del corpo, cioè una postura eretta, una persona con una testa allineata fa sì che quella persona sia sicuramente, dia almeno un'impressione di più sicurezza.
Vedi, qui troviamo, noi siamo abituati a separare, no, lo spirito e il corpo, abbiamo questa visione quasi gnostica per cui il corpo o va tenuto come una macchina efficiente oppure si può buttare, lo spirito chi se ne importa. Invece qui c'è proprio un'unione, no? Cioè, c'è un principio filosofico che è quello di essere in un asse fra la terra e il cielo, con i piedi ben piantati per terra e la mente che va verso l'alto, è unito a un principio fisico, che è quello che poi ci fa stare bene, perché noi l'Occidente, tra i tanti problemi, nel declino dell'Occidente c'è anche il declino fisico e i problemi alla schiena che affliggono una larghissima fetta di persone. Adesso entriamo nello specifico invece della pratica, ci fermiamo un secondo e torniamo fra un attimo. E rieccoci, siamo qui con il maestro, un insegnante, anzi più corretto, insegnante di arti marziali, perché poi a maestro corrispondono una serie di gradi e livelli che insomma sarebbe lungo qui spiegare. Luca Bertoncello, Wing Chun Academy, l'abbiamo detto prima, cercate l'accademia su internet se vi interessa, potete avere tutte le informazioni. Stavamo parlando della arte che insegna lui, che è questo Wing Chun, e la leggenda vuole che sia nato da una donna. Ne parliamo oggi nella giornata contro la violenza sulle donne, proprio per dare un altro approccio che non sia quello, dicevamo, di sempre del pianto dopo, no? Delle lacrime di coccodrillo, ma in generale un approccio differente anche alla vita, non solo all'autodifesa. Però, insomma, prima abbiamo visto un po' un contesto filosofico, adesso Luca vorrei chiederti, dal punto di vista più pratico, no? Che cosa si può concretamente fare? Perché adesso uno dice, vabbè, sì, però se io vengo aggredito per strada, hai voglia che ho studiato, cioè non è che faccio tre lezioni di una cosa, imparo a fare la mossa mortale di Ken il guerriero, no? Cioè, c'è una... però delle cose concrete invece si possono ottenere. Sì, diciamo che noi più che altro il mio maestro ha approntato in tanti anni di esperienza, perché lui ha 35 o 36 anni di pratica alle spalle, lui ha grado di maestro, di grandmaster, io ho grado di Sifu, che significa in cinese insegnante, però comunque con 19 anni di pratica alle spalle, quindi diciamo che nella nostra accademia per arrivare insegnante, al grado di maestro... Spieghiamo in generale queste pratiche, quando uno può insegnare, lo può fare dopo, non è come, vedi, un'altra cosa contraria alla nostra normalità, no? Dove siamo un po' superficiali. Qui, prima di poter insegnare una cosa, devi aver accumulato un'esperienza lunghissima, difficoltosa nel singolo dettaglio del singolo movimento, della singola postura, insomma, quindi è interessante. Dicevi, Sì, diciamo che avete elaborato... Prima puoi, diciamo, coadiuvare l'insegnante, però comunque sei un assistente, diciamo, istruttore. Diciamo che chiuso questo argomento, appunto, in questi anni ha approntato anche un metodo che si chiama Viper, che utilizziamo e proponiamo, ad esempio, a moltissime amministrazioni comunali. Non per ultima abbiamo fatto questo pacchetto, diciamo, weekend intensivo a Napoli con il comune di Napoli nello scorso weekend. E questo si concentra su tre principi essenziali. È, diciamo, un metodo molto semplice da apprendere per le donne che vogliono, diciamo, provare questo metodo, e in tre semplici principi, come dicevo. Il primo è togliersi il problema, quindi togliersi quella che potrebbe essere la presa al polso, la presa al collo o quelle che sono le principali tipologie di aggressione. Il secondo punto è di prendersi il tempo, quindi colpendo un punto specifico, che normalmente può essere ad esempio il naso, che è un punto molto critico per l'aggressore, perché comunque ti dà un po' lo stordisce, no? Per 10-12 secondi. Il terzo punto è quello di scappare. Quindi, in maniera, diciamo, molto molto semplice, ne diamo queste infarinature, queste lezioni, per riuscire in qualche modo a salvaguardarsi nel caso avvenga l'aggressione. Ma ripeto, è molto molto importante anche il fatto della preaggressione, quindi il fatto, ad esempio, di riconoscere le situazioni di potenziale aggressione. Cioè, se io mi trovo in una strada buia e lateralmente a me ho dei vicoli che possono portare l'attenzione, ecco, facciamo capire anche in questi corsi quello che può essere un'eventuale azione dell'aggressione, e se possibile evitarla, perché dopo ci troviamo sempre in delle situazioni spiacevoli che a volte, appunto, si riesce, a volte non si riesce, perché con poche ore di pratica oggettivamente non si diventa sicuramente quando è buono. Però è un approccio che aiuta anche a stare, come dire, quando tu sei più allineato alla realtà, diciamo, intorno a te, hai più la percezione di quello che ti accade intorno, sei più attento, perché delle volte noi siamo anche molto distratti, no? Viviamo in un mondo parallelo, appunto digitale, magari siamo al cellulare, ci troviamo a passare lungo la strada, perché poi non è che c'è bisogno di andare nei vicoli bui.
noi siamo registro da Milano, qui a Milano basta scendere poca distanza da dove stiamo registrando, situazioni di violenza ne abbiamo avute costantemente, insomma. Senti, io ti faccio un'altra domanda, invece queste, ci sono un po' di polemiche, no, in questi giorni sul ministro dell'istruzione che ha detto delle cose forse un po' superficiali, no, sul fatto che i ragazzi, insomma, ci vuole anche un approccio, ha mostrato un approccio, diciamo, un po' più duro, no, nei confronti dei giovani, e ha sollevato tante polemiche. Io in linea generale sono anche abbastanza d'accordo con quello che ha detto, magari poteva, insomma, dettagliare meglio, poi sono cose che polemiche giornalistiche, però noi, lo dicevo prima, viviamo in una società che è tendenzialmente disabituata alla fatica, al rischio, al pericolo, allo scontro fisico, nonostante tutto, perché lo scontro fisico che noi abbiamo e con cui noi andiamo incontro è solitamente o l'aggressione, cioè io passo per strada e vengo aggredito, rapinato o peggio, oppure il bullismo. Queste sono le due grandi, no, cose di cui sentiamo parlare. Per tutto il resto siamo quasi terrorizzati dall'idea, no, di colpire qualcuno, di difenderci in questa maniera. Cioè, abbiamo detto, no, la violenza è il male assoluto, di solito associata al maschile, no, il maschio violento. Scusate, è un po' un pregiudizio, no? E in realtà questa violenza che noi abbiamo espulso dalla nostra società poi ci ritorna indietro sotto forma di violenza ancora peggiore, quasi patologica. Nell'approccio della tua arte, no? Come si vive questo rapporto con lo scontro anche fisico? Perché poi c'è una dimensione spirituale, c'è quella fisica proprio di combattimento, diciamo, no? È un approccio il combattimento alla vita, è un approccio che va oltre anche lo scontro fisico momentaneo. Sì, diciamo che lo scontro fisico è l'ultima delle opzioni che possiamo scegliere, nel senso che comunque è proprio l'estrema ratio, ovvero se riusciamo in qualche modo a venirne fuori senza utilizzare lo scontro fisico, meglio, ma questo anche in tutte le discussioni che abbiamo normalmente al lavoro, capita spesso di avere discussioni con colleghi, con clienti, eccetera, eccetera, bisogna sempre cercare di mantenere chiaramente la calma, questo in primis. Dopo, chiaramente, se una situazione di pericolo avviene, in quel caso si parte, ok? Cioè, la cosa, ad esempio, principale che all'inizio che mi piace molto è quella di chiudere la distanza, cioè se un aggressore cerca di entrare nel mio spazio, quindi invadere il mio spazio, diciamo, fisico, io chiudo la distanza, cioè non lo faccio parlare, tra virgolette, con il corpo e chiudo la distanza anche con eventualmente la voce nel caso appunto di un dialogo. Perché? Perché se una persona comincia ad aggredirmi verbalmente, io in qualche modo devo tutelarmi e devo cercare di vincere quell'aggressione senza combattere, perché il miglior modo di vincere una battaglia senza combattere attraverso strategie, eccetera, eccetera. E nell'ambito invece opposto si reagisce subito, istintivamente, per quello che è difficile, diciamo, apprendere una disciplina marziale, ci vogliono tanti anni, perché deve essere interiorizzata, cioè la reazione deve essere istintiva, non può essere pensata, non posso dire faccio la tecnica A, B, C, D, non esiste, perché non ho il tempo fisico di Questo farlo. richiede però appunto una disciplina a cui noi non siamo molto abituati, no? Perché un'altra delle cose, è vero, sì, noi allontaniamo la violenza e il pericolo, ma perché fondamentalmente noi vogliamo allontanare la fatica, non siamo Esatto. abituati, per quello citavo prima i ragazzi, oggi è difficile, no? Per un ragazzo la massima aspirazione magari è riuscire a diventare famoso tramite la tecnologia con facilità, senza l'impegno quotidiano. Invece una cosa importante, che è uno dei motivi per cui ci tengo io a promuovere questo genere di discipline, è proprio questo, cioè il fatto che ti danno un ordine, come dire, noi in un mondo caotico, che è proprio questo, è un ordine anche mentale, oltre che fisico. Sì, devo dire anche nei corsi, nelle sedi dove abbiamo appunto allievi, i ragazzi di giovane età si contano nelle dita di una mano fondamentalmente, quindi preferiscono eventualmente sport come il calcio, sport di gruppo. Lo sport marziale, diciamo, come disciplina marziale tradizionale, quindi non sport a combattimento, che purtroppo in tanti stanno puntando su quella cosa, su sport a combattimento, che può essere utile come sfogo, diciamo, perché comunque diventa anche competitivo, no? Quindi per un ragazzo è comprensibile che sia più attirato da questa cosa, ma non ti dà una crescita psicofisica, che dopo ti porterà a essere l'uomo di domani, la brava persona che un domani diventerai, perché ricordiamoci che oltre alla pratica, fisica c'è appunto la pratica, la disciplina,
ci sono tutta una serie di cose che si intrecciano, che arrivano dall'antica Cina, non dalla Cina di oggi che è abbastanza orripilante, però dall'antica Cina, che ci porta ad esempio a unire il confucianesimo con il taoismo e con il buddismo. Chiaramente non si va a studiare a fondo a livello di studente. Sì, non è una pratica, diciamo, religiosa, però no, è una disciplina, è la filosofia. Fisica e filosofica che aiuta. Noi abbiamo dato qualche cosa, abbiamo buttato un sassolino nello stagno oggi, quindi se volete andare a vedere www.vta-i.org, Luca Bertoncello è disponibile, come vedete gira insomma in Italia, e ci ha dato un si è reso disponibile a darci qualche punticino, no, di conoscenza di quest'arte Wing Chun che lui pratica, che insegna. Se volete, se vi interessa anche proprio come disciplina spirituale, mentale, informatevi, perché è un approccio completamente diverso alla realtà, completamente diverso da quello che abbiamo noi oggi quotidianamente. Grazie Luca, noi invece con gli ascoltatori di BioBlue ci ritroviamo domani e poi la settimana prossima. Grazie.